Prosegue la protesta dei dipendenti dell'azienda Maiella Morone qui dinanzi la regione a Pescara. Avete appena incontrato il sottosegretario Mazzocca. Qual è stato l'esito di questo incontro? Aria fritta come ci immaginavamo, cioè nessuna risposta concreta se non un'esternazione di solidarietà. Come sempre, sono tutti solidali, fate bene a protestare, è giusto protestare, però poi alla fine non, in realtà una soluzione non esce fuori da nessuno, non gliene può fregare di meno. Questo è un piano politico, portare avanti la cosa fino a che non si sono fatti i loro sporchi affari, non hanno sistemato le cose nel migliore del modo, dei modi per loro e non per noi. La sofferenza dei lavoratori è l'ultimo dei loro problemi e si devono proprio veramente vergognare. Vogliamo un attimo ricordare qual è la vostra situazione? Allora, la società è entrata in sofferenza da anni, quindi sono anni che noi non percepiamo più gli stipendi alla data canonica, cioè quando si devono avere, ma sempre con ritardi di 2, 3, 4 mesi, fino ad arrivare a maturare 11 mesi. Quindi siamo stati costretti a fare azioni pesanti, occupazioni e lavorare, tutto senza interrompere il servizio, proprio perché si tratta sempre dei servizi essenziali. Avete presente una cosa a ping pong che dura da anni sulla pelle dei lavoratori?